Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi costruiremo un quadrato, parleremo dell'area del quadrato e del triangolo e poi faremo un'estrusione del quadrato per creare un cubo e faremo lo sviluppo piano del medesimo. Prendiamo subito lo strumento punto e creiamo quattro punti: il punto A, il punto B, il punto C. Il punto D. Come vedete l'abbiamo creato nei quattro quadranti. Per creare un quadrato, dato che è un poligono, con GeoGebra è necessario fare il comando poligono, aprire parentesi e poi fare A maiuscolo, virgola B, vedete che sta iniziando a disegnarlo, virgola C, virgola D. Questa è una delle maniere per creare a mano un poligono. Vediamo che i punti sono di colore blu, mentre tutte le entità che contraddistinguono il poligono sono in colore rosa. Ad esempio, Q1 significa questo è il quadrato 1. Quindi noi abbiamo creato prima i punti e poi abbiamo con il comando poligono A,B,C,D creato il Q1 che è il quadrato 1. Allora, come si fa a fare l'area del quadrato? Semplicemente bisogna moltiplicare la base per l'altezza, che equivale a dire moltiplicare un lato al quadrato. Per esempio, siccome i lati si chiamano ABCD minuscolo, è sufficiente scrivere area del quadrato. Ad esempio, gli diamo due punti. Noi prendiamo ad esempio il lato A minuscolo, poi prendiamo la tastierina che è in basso a sinistra, facciamo il simbolo al quadrato e gli diamo invio. E chiudiamo la tastierina ed ecco che l'area del quadrato è 16. Da questo qui capiamo perché l'area del triangolo è base per altezza diviso 2, perché un triangolo è una metà del quadrato. Quindi se base per altezza è l'area del quadrato, per sapere l'area del triangolo è base per altezza diviso 2. Ma allora noi diciamo costruiamo questo triangolo e allora facciamo immediatamente il comando poligono che serve anche per fare il triangolo e questa volta diciamo A, virgola, B, sempre maiuscola, virgola C. Vedete, noi mettiamo solo tre punti e viene fuori ovviamente un triangolo. Il triangolo viene chiamato T1, quindi noi impariamo che in GeoGebra quando con il comando poligono si crea un quadrato viene chiamato con la lettera Q, che è quadrato. Quando creiamo un poligono che è un triangolo viene chiamato con la lettera T. Allora facciamo subito con il comando area, aperta parentesi, di che cosa? Di t minuscolo 1, invio e viene 8. Evidentemente deve essere la metà dell'area del quadrato, che abbiamo fatto lato per lato, veniva 16 e abbiamo detto che la formula dell'area del triangolo è lato per lato diviso 2, quindi base per altezza diviso 2, quindi viene 8, 16 diviso 2, 8. Adesso noi che cosa facciamo? Prendiamo un pochino di spazio perché noi dobbiamo introdurre, questo è il pannello di GeoGebra 2D in cui ci sono le figure piane. Andiamo in questa icona qua, digitiamo i tre puntini e aggiungiamo il pannello grafici 3D. Come vedete, una figura piana può essere anche visualizzata in un pannello grafici 3D, solo che rimane piana. Vedete, noi abbiamo i tre assi, qui ne vediamo solo due, no? X e Y, e vediamo che si sviluppa l'asse Z, no? In alto per dimostrare che, per esempio, esistono anche delle entità che sono tridimensionali. Se noi per esempio cliccando nei grafici 2D introduciamo uno slider e noi gli diciamo per creare un cubo, no? Lo chiamiamo estrusione, dato che l'operazione che si fa per creare un cubo da un quadrato si chiama estrusione. Gli diamo un valore da 1 a 4 per fare un cubo con incremento 1. Vedete che si è creato questo slider, che è una specie di variabile che va da 1 a 4. Se noi clicchiamo nel pannello 3D, vediamo che viene fuori un set di icone differente, di strumenti differenti, perché dobbiamo fare delle operazioni che si sviluppano in tridimensione. E se scegliamo ad esempio il comando Extrude in Prism on Cylindro, noi lo scegliamo, clicchiamo il quadrato nel pannello 3D e lui ci chiede ma di quale quota? E noi diciamo della quota che è espressa dallo slider estrusione. Ci mettiamo estrusione perché noi l'abbiamo chiamata estrusione. Facciamo ok e vedete che noi se riandiamo, no, sempre con la freccina nel pannello 2D di GeoGebra e muoviamo, vedete? Muoviamo lo slider estrusione, diventa una specie di variabile di costruzione di questa entità. Se noi lo mettiamo a 4, evidentemente viene un cubo perché il lato del quadrato è 4, quindi se noi facciamo un'estrusione di quota 4 di un quadrato che è lato 4, viene fuori un cubo. Allora, qual è l'area del cubo? Semplicissimo, se l'area del quadrato era lato per lato, quindi lato al quadrato, quindi noi l'abbiamo qui da qualche parte, vediamo perché le entità che abbiamo creato sono così tante
vediamo se arriva, ecco, l'area del quadrato è il lato al quadrato. Noi per sapere, per esempio, qual è l'area del cubo, è sufficiente sommare l'area del quadrato 6 volte, perché sono 6 facce. Quindi dobbiamo prendere, ad esempio, l'area del quadrato, vediamo come l'abbiamo chiamata, come l'ha chiamata lui, ritorniamo su un attimo, l'abbiamo chiamata area del quadrato, esatto, è proprio questa qua, chiamata area del quadrato. Quindi noi facciamo così, area del quadrato con l'asterisco, non è la x, per 6, facciamo invio, ed ecco che viene 96. Cioè l'area del quadrato è lato per lato, l'area del triangolo è lato per lato diviso 2 perché il triangolo è la metà del quadrato. Se noi facciamo un'estrusione di quota 4 di un quadrato viene un cubo e la sua area totale è l'area del quadrato per 6 perché le facce sono 6. Vogliamo verificare che sono effettivamente 6 le facce? Prendiamo, clicchiamo nel pannello 3D, clicchiamo sempre nel menu delle estrusioni e scegliamo sviluppo piano. Clicchiamo nel cubo e facciamo lo sviluppo piano del cubo. Vedete che GeoGebra che cosa fa? Ci crea un nuovo slider che chiama H, che costituisce, vedete, l'estrusione se noi lo movimentiamo del cubo. Vedete? Dall'estrusione piana noi capiamo che le facce sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi per fare l'area del quadrato del cubo è sufficiente moltiplicare per 6 l'area del quadrato. Vedete? Questo è lo slider di praticamente sviluppo piano di un cubo che deriva dall'estrusione di un quadrato. Qual è il volume del cubo? È semplicemente lato al cubo. Quindi possiamo prendere un lato qualsiasi, scriviamo qui ad esempio volume del cubo, due punti, e facciamo un lato ad esempio del quadrato nel pannello 2D A, poi prendiamo la tastierina. Facciamo un esponente, vedete x alla qualcosa, clicchiamo qui e ci scriviamo 3 e poi facciamo invio. Vedete che il volume del cubo è 64 perché viene fuori dalla formula lato al cubo, l'area del quadrato invece la ritroviamo subito, l'area del quadrato, ci sono un sacco di cose in questo. L'area del quadrato è lato al quadrato e invece l'area del cubo è l'area del quadrato per 6. Bene, il video finisce qui con questi slider della estrusione del cubo, vedete? E con questo slider dello sviluppo piano. Spero che vi sia stato utile, vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.